Questo nuovo video tutorial dedicato a GestHotel, vediamo come è possibile creare e impostare dei listini, ossia impostare un costo per ogni servizio precedentemente creato, separandolo in base ad un periodo di tempo. I servizi che abbiamo precedentemente creato sono i seguenti, quindi per esempio camera singola, che si utilizza per tipo come costo di servizio per camera. Viene applicato a una tipologia di camera singola e il trattamento è un trattamento di pensione completa. Per impostare dei listini si va nel menu in alto, quindi si clicca su listini, imposta listini. In questo modo noi abbiamo la possibilità di creare un listino dei prezzi in base all'anno, a una data di inizio e una data di fine. Quindi supponiamo di voler indicare come data di inizio il ottobre del 2011, facciamo salva. Come data di fine listino impostiamo dicembre, poco prima del periodo natalizio. Diamo il nome al listino, scriviamo in esempio bassa stagione. E come gruppo di appartenenza diciamo che questo listino appartiene a una classe, per esempio, di camera standard. Quindi noi possiamo creare diversi listini in base anche alla qualità delle nostre camere della struttura, che possono essere camera standard o camere superior, eccetera. Per impostare l'IVA del listino attualmente abbiamo l'IVA al 10%, ma è impossibile, nel caso fosse necessario, impostare i valori dell'IVA dal menu in alto listini valori IVA, in questo modo creare un'altra percentuale di IVA, in esempio il 20%. E facciamo su nuovo listino. Vedete che in questo caso è stato creato questo listino che si applica a un gruppo di camere standard. Il nome che abbiamo dato bassa stagione, l'anno di riferimento è il 2011. Questo listino incomincia dal 5 di ottobre 2011 e finisce il 21 dicembre 2011, l'IVA al 10%. E in questo caso questi sono tutti i nostri servizi creati in precedentemente ai quali dobbiamo dare un costo. In esempio, una camera singola con un trattamento di pensione completa in questo periodo supponiamo che costa 35 euro, così come il garage in questo periodo costa 5 euro a notte. Servizio B&B 20 euro. E così per gli altri servizi. In questo modo noi possiamo creare diversi listini per coprire tutto l'anno. Quindi, per esempio, possiamo impostare un nuovo listino che per quanto riguarda le vacanze di Natale, quindi chiamandolo Natale, sempre il gruppo di appartenenza camere standard. La data di inizio incomincia dal 22 dicembre 2011 e
finisce il 2 gennaio 2012 e facciamo un nuovo listino. Anche in questo caso creiamo dei prezzi maggiorati per il periodo natalizio di 5 euro rispetto ai prezzi di bassa stagione. Creiamo un nuovo servizio che di media stagione. Che cominci dal 4 di gennaio 2012 al 1 di luglio 2012. Facciamo sempre nuovo. Questo è utile per andare a coprire tutto l'anno. Mentre l'altro listino lo impostiamo come alta stagione. Che vada in esempio dalla fine dal 2 di luglio 2012 finisce il 4 ottobre 2012. In questo modo noi abbiamo coperto l'intero anno. Impostiamo i servizi, il costo dei servizi. Facciamo chiudi. In questo modo noi abbiamo impostato tutti i listini coprendo l'intero anno
solare. Per creare delle classi di sconto, clicchiamo su listini classi di sconto. Si apre questo nuovo form e possiamo aggiungere di base, vedete, abbiamo già una classe di sconto che ha come nome base e quindi qui possiamo andare a impostare degli sconti per quanto riguardano gli adulti, gli infanti, i bambini, i ragazzi e il terzo letto. Lo sconto base viene utilizzato per definire lo sconto da applicare ai minori, ma anche ad adulti o ad eletti che si possono aggiungere nelle nostre camere della nostra struttura. Gli sconti sono in percentuale, quindi questo significa che noi possiamo applicare a ad ogni adulto uno sconto del 10%, agli infanti del 100%, ai bambini sotto i 15 anni applichiamo uno sconto del 30%, ai ragazzi del 15%, il terzo letto aggiuntivo ha uno sconto del 20%. Per creare un nuovo nome di sconto, diamo per esempio il nome che può essere come nome di sconto agenzia, quindi se è un'agenzia esterna che ci trova per esempio degli ospiti per la nostra struttura, aggiungi sconto e qui impostiamo nuovamente altre classi di sconto che possono essere il 5%, il 100% per gli infanti e così via per tutti le altre categorie. Facciamo chiudi. Vediamo come si impostano i pacchetti speciali. Quindi i pacchetti speciali possono essere per esempio dei last minute che possiamo pubblicizzare sul nostro sito web in cui applichiamo delle offerte. Potrebbe essere pacchetto Natale in cui noi diciamo che per 5 notti aggiungiamo il pacchetto, si ha un costo di per camera di 30 euro, a persona di 10 euro. E quindi qui lo possiamo impostare come costo per camera o come costo per persona. Quindi se il costo è a persona, impostiamo costo persona 10 euro e vale per 5 notti. Mentre per camera impostiamo 100 euro e questa camera per 5 notti costerà 100 euro. Supponiamo che possa essere una camera di 3-4 persone. Facciamo chiudi. Bene, in questo video tutorial abbiamo visto come si impostano i listini dei prezzi, le classi di sconto e i pacchetti speciali. Nei prossimi video tutorial vedremo cosa sono le agenzie Best Trade e come si impostano, le spese extra.